Il punto è un punto semplicissimo, adatto proprio alle principianti. È un'unica sequenza, lavorata tutta a maglia rasata dritta. L'unica differenza è nel quinto giro e poi nel undicesimo e dodicesimo, poi si ricomincia dal primo giro. Per comodità vado ad usare dei ferri circolari. Andiamo a montare i nostri punti. Faccio il cappietto iniziale. Le maglie da montare devono essere di numero pari, multiplo di 2, esclusi i vivagni. I vivagni io vi consiglio di farne più di 2 per non far rotolare i bordi. Per il mio campioncino ne ho montati 24, 4 saranno i punti di vivagno, 20 le maglie di lavorazione. Il primo ferro è lavorato tutto a dritto, vivagni compresi e iniziali e finali. Quindi andiamo a lavorare tutti i nostri punti nel primo ferro a maglia dritta. Quindi, primo ferro tutto a dritto, vivagni compresi e iniziali e finali. Secondo ferro, i vivagni iniziali a dritto. Uno, io ne ho fatti due iniziali e due finali e due. Le 20 maglie centrali a rovescio. A fine ferro i due vivagni a dritto. Terzo ferro tutto a dritto, vivagni compresi. I due vivagni anche a dritto. Quarto ferro, i due vivagni iniziali a dritto, le maglie centrali al rovescio. I due vivagni a dritto. Nel quinto ferro andremo a fare i trafori. I due vivagni li lavoriamo a dritto. Due maglie assieme. A dritto, un gettato, due maglie assieme, a dritto, un gettato e continuiamo in questo modo fino a prima dei due vivagni, con le ultime due maglie assieme, prima dei vivagni dovremo fare il gettato. Le ultime due maglie prima dei vivagni assieme, le due maglie di vivagno a dritto.
Il sesto ferro lo lavoriamo al rovescio, quindi le maglie di vivagno a dritto, una e due, le rimanenti al rovescio. Gettato compreso, questa è la maglia, questo è il gettato, la maglia e il gettato fino ai due vivagni che andremo a lavorare a dritto. I due vivagni a dritto. E abbiamo terminato la prima parte della sequenza. Settimo ferro, tutto a dritto, vivagni compresi. Ottavo ferro al rovescio, solo i vivagni iniziali e finali al dritto. Vivagni a dritto, parte centrale al rovescio. Vivagni finali al dritto. Nono ferro a dritto, vivagni compresi. I due vivagni a dritto. Decimo ferro al rovescio. I vivagni a dritto. Le maglie fino ai vivagni finali. Al rovescio. I due vivagni a dritto. L'undicesimo ferro lo andiamo a lavorare al rovescio ed è il primo ferro che chiude la sequenza, quindi vivagni a dritto, tutte le maglie centrali fino agli altri due vivagni le andiamo a lavorare al rovescio. I vivagni finali a dritto. Il dodicesimo ferro lo lavoriamo a dritto, vivagni compresi.
i vivagni finali a dritto. E con l'undicesimo ferro abbiamo terminato la nostra sequenza di lavorazione. Una volta che avete fatto il vostro campione completando la prima sequenza, misuratela e in base alle misure che voi dovete lavorare andrete a ripetere tante sequenze di lavorazione.